Ciao a tutti da Alessandra, in questa autostart vedremo i materiali e gli strumenti principali per intraprendere la tecnica del kumimo. Come forse già saprete, il kumimo è un'antica tecnica giapponese attraverso la quale si realizzavano spirali, cordoni, insomma trecce che andavano a decorare i kimoni oppure le tradizionali armature dei samurai. Questa tecnica da un po' di anni ha preso vita anche nel mondo della bigiotteria e negli ultimi tempi sono molti insomma i bijou realizzati con la tecnica del kumimo. Qui potete vedere degli esempi dei bijou appunto realizzati con queste spirali, bijou realizzati interamente con cordoncini oppure anche con intrecci di cordoncini e perline. Se vogliamo intraprendere la tecnica del kumimo non possiamo fare a meno del disco. Questo è uno strumento comodissimo che ci aiuta tantissimo durante la lavorazione per la realizzazione degli schemi classici tradizionali di questa tecnica. Questo disco, come potete vedere, ha insomma vari punti e varie scanalature e proprio attraverso questi punti durante la lavorazione il filo ruota a seconda dello schema da seguire e i cordoni si incastrano e si bloccano, così per rendere insomma tutto più semplice. Il disco tondo è diciamo il disco classico con il quale intraprendere la tecnica del kumimo e con il disco tondo realizziamo degli schemi tubolari, delle spirali, quindi la lavorazione, tutte le lavorazioni che escono fuori sono tubolari. Invece se siete già interessati alla realizzazione di trecce piatte, potete prendere come riferimento il disco per il kumimo piatto. Questo disco, sempre organizzato con i vari punti e scanalature intorno, vi aiuterà a realizzare intrecci e schemi piatti. Abbiamo realizzato diversi video dedicati alla tecnica del kumimo e all'interno della sezione video tecnica trovate appunto dei video specifici sui punti diciamo base, sia dedicati all'utilizzo del disco tondo e anche qualcosa dedicato all'utilizzo del disco piatto per realizzare trecce piatte. Inoltre sono disponibili anche vari tutorial che potete valutare. E per quanto riguarda il disco tondo, essendo insomma il più utilizzato, quello con cui la maggior parte delle volte si inizia questa tecnica, lo trovate disponibile in due formati differenti, uno più piccolo e uno più grande. E il risultato tecnico non cambia, è solo diciamo una scelta di praticità, c'è cioè chi insomma preferisce un disco più piccolino, soprattutto se si vuole insomma trasportarlo, portarlo con sé, oppure che si trova più comodo insomma a lavorare su una base più grande. Un altro strumento che vi consiglio per la tecnica del kumimo sono le bobine in plastica. Queste anche sono comodissime, sono delle bobine all'interno delle quali si vengono arrotolati i cordoni e quindi evitano che questi si impigliano, si intrecciano durante la lavorazione, perché i fili, come vi dicevo prima, ruotano sopra il disco e quindi lavorando con molti cordoni si può rischiare che si annodano uno con l'altro. Le bobine in plastica sono disponibili in varie misure, così da scegliere quella più adatta in base anche al numero dei cordoni con i quali lavorate o anche dello spessore, quindi ne abbiamo una più piccina oppure una più grande dedicata appunto a lavorazioni con un gran numero di fili oppure a lavorazioni in cui vengono impiegati cordoncini molto spessi. Una volta intrecciato il filo all'interno, la bobina si chiude e il filo rimane bloccato. Altro strumento interessante sono i pesini,
Questi vi aiutano a tenere in tensione il lavoro e quindi ad avere un risultato migliore perché la lavorazione risulterà più compatta, più solida. Questi pesini ne è disponibile uno più leggero, uno più pesante, da scegliere sempre in base comunque alla grandezza del lavoro, alla pesantezza dei fili che state utilizzando, e tutti e due sono muniti di questa molletta che ha la funzione di afferrare i capi, l'estremità di tutti i cordoni intrecciati. Quindi, ad esempio, immaginiamo che qui appunto abbiamo almeno 8-10 fili, che insomma è dal numero minimo di solito da cui si parte per gli intrecci del cumino, e la molletta si va ad agganciare a tutti i capi dei fili. In questo modo tira il lavoro e l'intreccio viene molto più solido, molto più compatto. Ultimamente è uscito un prodotto nuovo che è questa, una bobina in plastica munita anche di peso, quindi è una soluzione molto pratica perché appunto svolge due funzioni in una. Arrotoliamo i fili, quindi evitiamo che si impigliano tra di loro e allo stesso momento, essendo provvista di peso, tiene il lavoro, in tensione. Ora passiamo ai fili, che sono un altro elemento principale di questa tecnica. Gli schemi nel cumimo sono davvero tanti e il numero di fili che potete utilizzare anche può variare tantissimo, ma soprattutto anche la tipologia e lo spessore. Potete lavorare infatti con tantissimi spessori differenti, da quelli più piccoli a quelli più grandi. Diciamo che la tipologia di filo più utilizzata è la codina di topo. Quindi questo cordoncino che rimane setoso ed è disponibile nel nostro sito da 1 e da 2 mm. Questa è la tipologia di cordoncino con cui ultimamente si è diffusa, viene proposta di più questa tecnica. Un altro cordoncino che potete prendere in considerazione è anche il Chinese Knotting Cord, più fino, da 1 mm, oppure altri cordoni, come ad esempio i classici cordoncini di cotone cerato. Invece, questi, diciamo, se siete interessati, questi cordoncini a realizzare il cumimo esclusivamente, a realizzare delle trecce esclusivamente di filo, di cordone, ma il cumimo può essere realizzato anche con le perline, come ad esempio in questo caso. Anche qui si possono utilizzare perline tonde, perline di conteria, oppure molto utilizzate sono anche le Long Magatama, delle perline a goccia che danno, diciamo, un effetto di squama al bijou. Se vogliamo realizzare il cumimo con le perline, dobbiamo utilizzare dei fili fini, come ad esempio il Super Long Bead Cord. In questo caso si andranno ad inserire prima tutte le perline nel cordoncino. E poi, una volta che abbiamo infilato il numero di fili necessari per l'intreccio, si vanno a lavorare sopra il disco. Questi che vi ho presentato sono i prodotti principali per iniziare questa tecnica, e all'interno del nostro sito potete trovare la Cumimo Collection, dove trovate raggruppate tutte queste categorie.